Buongiorno a tutti e bentornati sugli schermi di Casa del Sole TV. Siamo qui per il nostro appuntamento domenicale, quindi buona domenica a tutti, con il nostro amico e corrispondente Umberto Pascali. Buonasera, Umberto. Buonasera Jeff, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Prima di cominciare, Umberto, vorrei dire ai nostri amici ascoltatori che noi stiamo lavorando grazie al loro sostegno e se volete potete continuare a sostenere il nostro lavoro, le nostre interviste, i nostri telegiornali, i nostri mappamondi andando sulla pagina www.casadelsole.tv/sostienici e scegliere una delle opzioni di sostegno già pronte sulla pagina oppure scegliere un contributo volontario come preferite, grazie a tutti. E dunque, Umberto, la novità di queste ore, una delle novità, perché in realtà sono tante, è che Klaus Schwab è andato a fare una visita a Dubai, ha incontrato il principe e altre personalità e ci è sembrato che non avesse fatto una gran bella figura. E quindi vorremmo cominciare partendo da una tua opinione, una tua analisi su quest'ultimo viaggio di Schwab. Sì, grazie Jeff per questa domanda sul perfido Schwab. Speriamo che non gli succeda niente di troppo bene. Allora, Schwab, secondo voci che circolano, non starebbe in una buona situazione, anche nel grande firmamento del World Economic Forum, il suo feudo inventato per attirare i ricchi e potenti da poi probabilmente ricattare e manipolare per fare il suo nuovo ordine, sarebbe il nuovo fascismo per il terzo millennio. Ora, questa grande non fantasia, questa grande organizzazione adesso ha un po' di dubbi. L'ultimo incontro che hanno fatto il World Economic Forum a Davos non è andato molto bene, cioè per la prima volta l'uomo che doveva proiettare una potenza, una onnipotenza sul mondo, invece è stato trattato a pesci in faccia, giornalisti di piccole agenzie come questi Rebel News che stanno adesso crescendo in maniera esponenziale, hanno preso in giro praticamente. I partecipanti hanno fatto delle interviste nonostante 5.000 uomini armati che Schwab aveva dispiegato, non sono riusciti a fermare il ridicolo, l'offensiva del ridicolo che sta investendo, che è la cosa. Sono mancati anche gli importanti capi di Stato, perché poi è andato qualche ministro, però poca Sì, roba. esatto, tanti grandi che dovevano andare non sono andati. Lui sperava, non so, nella Cina, sperava neanche Biden è voluto andare. E si è trattata di una cosa quasi rituale di un'organizzazione tipo, che ne so, la festa del dopolavoro ferroviario, in cui tutti quanti inneggiano l'un l'altro, solo che questi hanno i miliardi, quindi non vanno con la motocicletta, con la motoretta, vanno con gli aerei, i superaerei, con gli elicotteri speciali, eccetera. Però sono riuniti lì e, come dicevamo l'altra volta, l'atmosfera era da bunker hitleriano. La gente dice: ma come bunker hitleriano? Quindi ci avevano tutto, hanno una potenza, controllano la stampa. Eh sì, sarà un bunker globale, ma quelli che stavano lì, l'atmosfera, mi hanno detto, è che si sentivano oppressi e sentivano che questo progetto, perché loro non è che devono sopravvivere, loro devono prendere in mano il mondo con qualsiasi mezzo e instaurare questo nuovo regime, l'era post-cristiana, post-occidentale, post-valori della filosofia greca, eccetera, e dovevano portare questo nuovo paganismo che avevano tentato di realizzare col nazismo, che era riuscito a metà. E quindi avevano creato tutto questo nuovo apparato, questa nuova ideologia che porta all'estremo alcuni aspetti del nazismo, altri li cancella, cioè hanno corretto alcune
alcune cose, e adesso questo doveva andare e dovevano fare il governo mondiale basato su questi principi. Invece non ci sta succedendo. E l'ultima cosa è successa quando è stato ieri al World Government Summit, al vertice del governo mondiale, questo si chiama così, summit del governo mondiale, in cui hanno portato tutti i capi di Stato di paesi, soprattutto arabi del Golfo, piccole satrapie, eccetera, e doveva essere trionfo dopo il trionfo del World Economic Forum, invece è stato un mezzo disastro. Al punto tale che hanno invitato Elon Musk. Elon Musk si è presentato per video e ha detto: "Bah, sembrerà strano per me dire una cosa del genere al summit del governo mondiale, però devo dire che il governo mondiale è una cosa pericolosa. Stiamoci attenti e secondo me è assolutamente da evitare. Scusate se faccio polemica, però. Se no fate come ha fatto un esempio un po', come dire, un po' così, siccome l'impero romano che stava diventando l'impero mondiale e poi è caduto nel V secolo, è cascato, e fortuna che è emerso una sorta di impero islamico, di impero arabo, che ha mantenuto gli scritti, le testimonianze antiche, così non l'abbiamo perso. Ma immaginate se fosse stato un governo mondiale totale e poi fosse crollato e non rimaneva niente. Quindi dobbiamo stare attenti. È meglio che ci siano, non dico guerre, no? Le guerre sono contro, ma è meglio che ci siano diversi punti di vista, no? Proprio sbeffeggiandoli. Klaus Schwab era molto teso, sembra a un certo punto quasi che tremasse, e ha spiegato che c'è gente che vorrebbe dire che siamo sulla via della deglobalizzazione del mondo, ma in realtà io direi che dobbiamo riglobalizzare il mondo, dobbiamo assicurarci che rafforziamo la cooperazione, eccetera, eccetera, perché questa è di importanza esistenziale per l'umanità. Poi ha detto che il dottor Ngozi, che sarebbe il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha detto che bisogna tentare in tutti i modi per mantenere le regole globali. L'ordine basato sulle regole globali. Questa formula è una delle ultime cose che hanno inventato per dire l'egemonia dell'attuale oligarchia Sì, finanziaria. la chiamano così adesso, il nuovo l'ordine. Sì. Le regole. E poi ha detto: ma perché la gente è contro? No? Perché c'è questa polarizzazione dell'opinione pubblica? Cioè perché la gente è contro di noi? Ha a che vedere, dice lui, con feeling, con sentimenti di aver perso il controllo sul proprio destino. Cioè questa disgraziata di popolazione mondiale ha paura di aver perso il controllo sul proprio destino a favore di questa banda di oligarchi nazisti, no? E io penso, ecco, questo è il nostro problema, che la gente pensa di aver perso il controllo, che l'abbiamo preso noi. No, 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 no. Io penso che i governi hanno un ruolo importante da svolgere e devono avere la visione per farlo, secondo queste tecnologie che noi diciamo, ma noi dobbiamo evitare che il pubblico abbia questa impressione che noi siamo una cosa cattiva e che siamo contro di loro. Questo l'ha detto Schwab, l'ha detto lo zio. Questo è Schwab, no? Dobbiamo evitare che questi pensino che queste tecnologie siano per il male e invece sono per il bene. Io penso che i governi, ti leggo la citazione, hanno un ruolo importante per spiegare che devono fare i governi, devono
ubbidire a noi, sono sottosatrapi, ubbidiscono e spiegano ai contadini, ai pezzenti, ai morti di fame, ai cafoni del mondo, che per avere l'ambizione, la visione, devono avere l'ambizione, la visione per mostrare che queste tecnologie servono per per il bene e non per il male, come la gente pensa. Incredibile, inverosimile. Hanno detto che, questo tipo di cose viene visto dagli altri che si riparavano dietro a Schwab come lui è il potente, ma non mi importa se lui è Lucifero in persona o Satana, ma questo c'è il potere, quindi mettiamoci dietro a lui. E se mo questo piccolo satanetto comincia a piangere e dice: guarda, il mondo ci deve credere perché ha perso fiducia e ce l'ha con noi, allora perde tutta l'aura di potere. Quindi, cosa molto interessante. Poi Musk, qualsiasi cosa uno possa pensare per Musk, so che c'è una grande differenza di opinioni, però rappresenta una forza che ha detto: Schwab, quello che hai fatto tu fino adesso è finito. Noi adesso siamo una cosa differente e non solo non vogliamo il governo mondiale, ma pensiamo che sia un pericolo e quindi lo combatteremo. Mi pare che avesse detto anche che il governo mondiale ci avrebbe portato a una guerra mondiale alla fine, Musk, ultimamente. Sì, lui ha detto: non è che, siccome ci sono diversi centri di potere praticamente, non è che questi portano la guerra invece è questo governo mondiale, sia questa forzatura a farlo, sia il fatto che, lui dice, gli imperi mondiali prima o poi crollano nella storia, sono sempre crollati, e sarebbe un disastro se veramente non ci fosse nessun angolo del mondo indipendente da quello che volete fare voi. Tu guarda la situazione in Russia, la Russia ha creato esattamente la sua parte indipendente. È come in natura, no? Se tu fai la monocultura, alla fine distruggi tutte le altre culture, non ci sono più semi e finisce la produzione agricola, no? Comunque è molto interessante perché arriva nel mezzo dello sforzo più pauroso che stanno facendo per non crepare, sto dicendo questi della cricca, no? E l'abbiamo visto, lo vediamo qui negli Stati Uniti tutti i giorni, si avverte sia la ferocia della cricca, di questa oligarchia, del deep state, eccetera, che non vogliono mollare, anzi vorrebbero rilanciare. Dice: assolutamente dobbiamo fare la guerra. Assolutamente dobbiamo continuare a fare il nostro programma di distruzione mentale e fisica della popolazione. E quindi noi è come, che ne so, un ubriaco fradicio che sta al casinò e sta perdendo e investe ancora più soldi, investe tutto quello che ha e poi investe anche i soldi che si è fatto prestare e adesso sta in una situazione in cui pensa di non poter più tornare indietro. Mentre invece sta perdendo, appunto. È una situazione abbastanza disperante, non solo per loro, ma anche per noi che cerchiamo di leggere i fatti, Umberto. Tra l'altro, ti ricordi Victoria Nuland, la nostra amica, aveva detto Fuck Europe, e infatti, in effetti, l'Europa è stata condannata insieme al gasdotto Nord Stream. Adesso c'è l'aggiunta che Stoltenberg ha detto che gli alleati devono prepararsi alla guerra, a fare la guerra su più fronti e ha richiesto l'innalzamento delle spese militari al 4%. Questo mentre al New York Times hanno fatto questa causa alla Ursula von der Leyen, di cui non so cosa pensi, ma sembra più un modo di denigrare l'Europa che altro, non riesco a capire cosa ci sia dietro. Però dall'altra parte i russi hanno detto che il nuovo sistema di relazioni mondiali che perseguono potranno salvare anche l'Europa e gli Stati Uniti. Quindi in effetti è un po' la percezione che molti hanno. Ma e chi è che negli Stati Uniti si sta così opponendo a queste trattative, al di là della Casa Bianca? Perché sappiamo che la Casa Bianca conta fino a un certo punto, in ogni caso, chiunque ci sia. Chi si sta opponendo a tutto questo?
Sì, grazie, Jeff. La cosa importante da capire è che c'è un'opposizione crescente alla guerra, non solo tra la popolazione che è grossa, tra la gente, ma anche a livello di istituzioni. E questo, visto che in Italia non viene riportato, io quando parlo con qualcuno di queste piccole interviste, cioè, cerco di sottolineare questo fatto, no? Che gli Stati Uniti sono in una guerra interna, in uno scontro interno su questioni fondamentali. Che cosa sono gli Stati Uniti? Lo dimostra anche Elon Musk che interviene continuamente Sì, scontrandosi. esatto. Gli Stati Uniti sono il gigante scemo di questa oligarchia anglo-americana, quella che era la Compagnia delle Indie Orientali, la City di Londra, la cui estroflessione si chiama Wall Street, e quindi saremo questi, e quindi dovremmo usare i nostri figli dei più poveri, a fare i militari e andare a fare le guerre coloniali in varie parti del mondo, e conservare questo istinto imperialista, o dobbiamo ritornare a essere quello che noi dovevamo essere fin dall'inizio, che la nostra Costituzione ci dice, che ci E le nostre dichiarazioni di indipendenza, quelli che ci hanno fondato, hanno detto: stiamo attenti, noi vogliamo essere di buona volontà e di collaborazione con qualsiasi altro popolo, perché vogliamo essere pacifici e svilupparci in armonia con altri popoli del mondo, ma non firmare mai trattati di alleanza, belligeranza con nessun potere, con nessuna potenza, perché questa sarebbe la nostra fine. Era così chiaro, hanno fatto esattamente il contrario, e la NATO attualmente, con quello che è diventato questo mostro, è proprio il simbolo di quando si sono allontanati da quello che dovevano essere quando hanno fatto una ribellione contro l'oligarchia britannica. Adesso, mi vorrei sottolineare che questo movimento di Trump, di cui si parla poco in Europa adesso, perché si parla tanto quando loro lo vedono al potere, eccetera, adesso cercano di non parlarne, però il movimento di Trump, che va probabilmente al di là di Trump, naturalmente non va a De Santis della Florida, che sta purtroppo con la parte sbagliata, ma è un movimento che si allarga, cioè Trump gli ha dato una specie di luce verde, e adesso sta crescendo. Era una tendenza che c'era sempre molto profondamente nel popolo americano. E adesso noi vediamo in Parlamento, alla Camera del Congresso, il congressista Matt Gaetz, Genova, Ancona, Empoli, Torino, Zara, Gaetz, che dice, ha presentato una mozione dicendo che bisogna togliere tutti gli aiuti militari e finanziari all'Ucraina. L'America si trova in uno stato di declino gestito, che si aggraverà se continueranno a versare i soldi dei contribuenti per una guerra all'estero. Dobbiamo sospendere tutti gli aiuti esteri per la guerra in Ucraina e chiedere che tutti i combattenti in questo conflitto raggiungano immediatamente un accordo di pace. E questa si chiama risoluzione sulla fatigue, non so come tradurlo, sulla stanchezza da guerra dovuta all'Ucraina. Questo è il titolo della risoluzione. E di nuovo porre fine agli aiuti militari e finanziari dell'Ucraina. E gli Stati Uniti devono esortare tutti i combattenti a raggiungere un accordo di pace. Il presidente Joe Biden deve aver dimenticato la sua previsione del marzo del 2022, che suggeriva che armare l'Ucraina con equipaggiamenti militari avrebbe fatto degenerare il conflitto fino alla terza guerra mondiale. Questa è una dichiarazione che lui ha fatto alla settimanale Newsweek. Biden aveva detto all'inizio: no, no, bisogna stare a te, bisogna aiutare l'Ucraina così che non c'è la terza guerra mondiale. Invece ha fatto succedere esattamente
La risoluzione di Gaetz è stata firmata inizialmente già da 10 rappresentanti, sarebbe 10 deputati repubblicani, che però sono molto molto vicini, sono l'ala, diciamo, estrema, viene considerata la stampa, di Trump. E ha molto, questa cosa sta scavando, non so se questa risoluzione porterà alla fine degli aiuti, non credo sull'immediato, però sta creando un'ondata di mobilitazione anche a livello istituzionale. Per cui, vedete, se io guardo al Parlamento tedesco, al Parlamento francese, per non parlare di quello inglese, o Dio m'aiuti, quello italiano, no? Tu trovi un qualsiasi, che ne so, un temerario, uno pronto alla morte, che dica: ma io non so se proprio sti aiuti all'Ucraina. Lo ha fatto Berlusconi, in effetti, ma perché Scusa, evidentemente per l'età si è vantato il diritto. mi corregge, sì. Berlusconi l'ha fatto dopo, ricordati che è quello che disse: se Putin ha bisogno di un avvocato difensore, sono qui io sono l'avvocato difensore di Putin. Nessuno si poteva permettere di dire una cosa del genere. Lui ha sbeffeggiato proprio il nido di vespe, la famiglia Clinton, sulla questione del terremoto in Haiti, l'ha proprio denunciato ben bene. E naturalmente ha ricevuto la loro furia in cambio di queste sue prese di posizione. Ma chiaramente lui non è che vuole una guerra con l'Ucraina, con la Russia, né tanto voleva la guerra con la Libia, che è stata probabilmente la cosa più degradante che l'Italia e forse lo stesso Berlusconi ha dovuto fare. La Libia era un accordo quasi diretto Berlusconi-Gheddafi e ci avrebbe garantito energia a basso costo per sempre, cioè sarebbe stata una fortuna incredibile. Era tutto fatto e proprio per questo è stato distrutto, no? Ora Come tutte le guerre, Umberto, perché tutte quelle degli ultimi decenni sono state tutte volte a interrompere i gasdotti e c'era sempre di mezzo il gas o l'energia e gli interessi degli Stati Uniti, Libia, certo. Iraq, Siria. E tu, dalla domanda che facevi, no, è emerso un punto molto importante che io sto cercando di fare, no? Che dipende da. Io sto qui negli Stati Uniti, no? E quindi la gente mi chiede: ma l'America, no? Che cos'è l'America, no? E alcune cose sono da ribadire adesso, perché secondo me la Russia, facendo quello che sta facendo, e cioè opponendosi a questa oligarchia che vuole controllare, manipolare e distruggere percentualmente il mondo, facendo questo dà la possibilità agli Stati Uniti di riemergere. Quello che vediamo adesso non è gli Stati Uniti che sono diventati gli Stati Uniti. Quello che vediamo, gli Stati Uniti non sono gli stati del sud che producevano cotone col lavoro schiavistico. Quelli non, se lo vediamo dal punto di vista semplicemente economico, quelli non è che potevano avere un paese prospero, quelli non facevano paura a nessuno, quelli erano soltanto produttori di cotone, come dovevano essere tutti gli Stati Uniti per la corona britannica e soprattutto per quelli che controllavano la corona britannica, che era la Compagnia delle Indie Orientali, gli investitori, no? Doveva essere una piantagione di materie prime o estrazione di materie prime, piantagione di cotone, era conosciuto per cotone, e pelli, all'inizio anche pelli, perché tutte le belle pelli per fare i soprabiti e le cose venivano da lì, che era una cosa molto importante fino all'Ottocento. Dovevano semplicemente produrre e poi il prodotto veniva portato in Inghilterra lavorato, ma non per il bene del popolo inglese. Capite? È ridicolo. L'impero britannico voleva rubare qualcosa agli altri per darlo agli inglesi, ma per carità, gli inglesi stavano malissimo. Gli inglesi stavano peggio che i tedeschi, i francesi, insomma, tra Dickens e Vittor Hugo, no? Se leggi quelle scenografie lì, no?
Tu vedi che stiamo più o meno allo stesso punto, cioè la gente non veniva, cioè non c'è nessun sentimento di dice nazionalismo, quale nazionalismo? Se ne fregavano altamente. La gente, i bambini piccoli dovevano lavorare nelle filiere o nelle miniere inglesi, come succedeva nelle zolfatare siciliane purtroppo, e estrarre il massimo valore possibile. No? E quindi il globalismo già esisteva, esistevano paesi produttori che erano le colonie e chi produceva? Gli schiavi, cioè le popolazioni locali erano o schiavi direttamente o di fatto, nel senso che loro erano soggetti alla corona e quindi dovevano fare questa è la vostra economia, questo è il vostro ruolo, eccetera. Tutto centralizzato, no? E hanno tentato disperatamente di portare avanti questo tipo di progetto con una. Quando hanno cominciato a parlare di globalizzazione alla Schwab, no? Facciamo un mondo globalizzato, non è altro che quello che artigianalmente avevano messo in atto cominciando con i pirati, no? Con Francis Drake, no? Che assaliva i galeoni spagnoli, portava loro alla regina, la regina lo faceva baronetto. E si è creata una classe di tanti Francis Drake. Infatti, se tu vedi, ma chi è la City di Londra? Sono chi è ultimamente che ha il potere finanziario? Questi Francis Drake che hanno cominciato a investire o a agire direttamente nella pirateria, poi hanno detto: ma no, adesso ci mettiamo in poltrona, ci beviamo lo sherry e altri faranno i pirati. Anzi, creiamo un esercito ufficiale, facciamo in modo che l'esercito dei paesi. Si pensa indipendenti che dovrebbero esistere per difendere il loro popolo, siano i nostri mercenari per saccheggiare e per mantenere quest'ordine. Gli Stati Uniti sono stati creati per ribellarsi a questo, perciò adesso c'è tanta propaganda idiotica, però che fa effetto specialmente su giovani che non sanno il minimo di quello che è successo, niente, non hanno idea, no? L'America, questo è il sistema della City di Londra, questo è il sistema delle Compagnie delle Indie Orientali. E se andiamo sulla geopolitica, cosiddetta geopolitica, io non sono come dire, un grande ammiratore della scienza chiamata geopolitica, perché non esiste una cosa fissa, tu attraverso la geografia. Puoi capire l'indole dei popoli o quello che faranno o come si comporteranno strategicamente, perché brevemente l'oligarchia britannica, che poi sarebbe questa oligarchia globale, si basava sul controllo dei mari. Ancora adesso c'hanno queste fantasie, se io controllo i mari, rule the waves, no? E controllo tutto. Però quando tu cominci a fare le ferrovie, cioè quando la creatività umana si traduce in tecnologia e ingegneria e poi tu fai queste opere gigantesche di ferrovie transcontinentali, tu non hai bisogno dei mari, anzi, è molto, puoi trasportare pesantemente sia in termini militari sia in termini civili. Quindi vabbè, ma comunque in termini geopolitici, qual era perché Londra ci crede molto nella geopolitica e di riflesso anche tutto Wall Street, era che io catturo tutto il mondo considerato inferiore, le razze inferiori, cioè le teorie razziste vengono da lì originariamente. Quando questi dicevano queste cose, i tedeschi ancora erano i grandi libero, no, a quel tempo, era dove la comunità ebrea, per esempio, era più integrata di qualsiasi altra parte del mondo. Perciò tu hai una lingua ebrea che è la lingua che comunemente parlano, che è un misto di tedesco e parole ebraiche, no? Però a quel tempo invece gli inglesi avevano questa idea. Come fai a spiegare alla gente, cioè a propagandare l'idea che tu hai il diritto di dominare un paese, di farlo colonia, di rubargli tutte le risorse,
Dice, io sono civilizzato. Questa era l'idea. Io sono civilizzato e ho il peso, the weight of the white man sulle spalle, ho il peso dell'uomo bianco. L'uomo bianco che è una vittima, ma l'uomo bianco non è l'uomo bianco, perché stiamo attenti, adesso pure qui con la woke ideology, con l'ideologia woke, no? Vogliono creare questa guerra tra bianchi e neri, tra ispanici e asiatici, no? Ma dei bianchi non gliene fregava niente, perché i loro bambini li lasciavano morire a 12 anni di tubercolosi senza neanche avere un pensarci due volte. Però io, propagando questa potente ideologia, che poi è arrivata, penetrata anche in Italia dopo il 1850-60, che io sono la razza superiore, sono la civiltà superiore e quindi ho il dovere e diritto di intervenire e di saccheggiare, tra virgolette. Ma non si chiama saccheggiare, si chiama aiutare l'economia locale, non lo so, però è saccheggiare. Quando il Congo era in mano, era il Congo belga, no? Tu trovavi nel Congo, sono dei libri che lo spiegano, varie persone senza una mano, senza due mani, no? Ma che è successo qui? E c'era una legge che chiunque si ribellava oltre un certo livello, la pena era che gli tagliavi la mano. E questo è quando. Ok, questo tipo di civiltà, che naturalmente è contraria a ogni tradizione, ogni cultura che si può rifare all'Italia, no? Da sempre, cioè dalla civiltà alla cultura cristiana, a Dante, a dopo, c'è sempre questa idea: ah, ma gli italiani o dicono sono deboli, no, sono vili, no, perché non stanno con questo, non riescono, anche se ci provano, no, durante il fascismo, forza, la razza italiana, non riescono a spingerli a questa deumanizzazione. Però l'idea è, quindi, di questo impero era: io saccheggio le colonie, i popoli inferiori. Quindi più popoli posso dichiarare inferiori e E più meglio è, soldi certo. fanno. Quindi tutta l'Asia, tutta l'Africa sì, tutta l'Asia sì, l'America Latina e proviamoci, proviamoci. Non ci sono riusciti tanto bene perché ci sono state delle reazioni. Ma poi che ci stava? C'era il Nord America, vabbè, perché ci stavano i coloni nostri, anche se delinquenti ci avevano tradito, ma adesso l'abbiamo rimesso sotto controllo. L'Europa, ma l'Europa chi? I russi? No, 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 i russi sono una delle razze inferiori. Prima cosa, hanno così tante ricchezze sottosuolo e soprassuolo che chiaramente quando l'oligarca vede quel tipo di ricchezze dice, è roba mia, come i bambini, no? Qualsiasi cosa Lo che. voglio, lo voglio. E hanno cercato per tanto tempo di propagandare questa idea del russo mostro o anche dello slavo, slavo parola che mi sembra venga dai veneziani che commerciavano allegramente in schiavi, quindi quei popoli lì erano i popoli slavi, no? La riva degli schiavoni, no? Vabbè, stendiamo un velo. Però se la Russia è una popolazione inferiore, allora la dobbiamo aiutare. Non possono avere in mano questo tipo di ricchezza, come, che ne so, nel Sudafrica, no? È nostro. E ci provano, e ci hanno provato per tanto tempo. La Russia gli ha dimostrato che non corrispondeva a questo schema e l'ha sempre controbattuti a prezzi altissimi. Ma questa era la scusa per il saccheggio. E tu vedi quanto tipo di demonizzazione dei popoli russi, dei popoli slavi è stato fatto dalla letteratura, chiamiamola in generale britannica, britannofila, no? Da sempre. Era al tempo degli zar, no? Degli zar era praticamente l'opposto, era un'alleanza con quelli che poi sono diventati trotskisti, no? Contro lo zar che era cattivo, eccetera. Neanche i menscevichi, volevamo i bolscevichi che distruggessero quel sistema, perché la Russia stava avanzando molto rapidamente sotto gli ultimi zar, e uno sì e uno no, qualche terrorista telecomandato
o l'ammazzava o tentava di ammazzarlo. Se andate a vedere la storia di Zar, è quella. Però la Russia stava avanzando e si stava modernizzando, ma stava modernizzando senza abbandonare le loro basi, cosa che non andava. E questa ideologia antirussa è passata dagli zar, è passata al periodo rivoluzionario. È stato un breve periodo in cui i giornali inglesi e americani erano a favore della Russia, ed era proprio il periodo della rivoluzione, paradossalmente, no? In cui questi dicevano: ah sì, ecco, il popolo si ribella, eccetera, eccetera. Se leggi il libro che è 10 giorni che sconvolse il mondo di Reed, no? C'è lui che da giornalista si presenta al Soviet di Mosca e dice: la classe operaia degli Stati Uniti è con voi. Ma non rappresentava niente, lui rappresentava il suo padrone, che erano quelli di Wall Street. Libro da leggere e da consigliare a tutti i nostri spettatori. Perché io quando ero più giovane era un libro che quando l'ho letto mi infiammava. Ecco, noi non saremo più nell'officina, è l'internazionale, la classe operaia internazionale che ci porta al nuovo mondo, alla nuova civiltà. E invece era questo tipo di... Non appena la cosa si è concretizzata un po' in Russia, nel senso che le istituzioni hanno cominciato a funzionare, hanno rigettato il saccheggio sic et simpliciter diretto, e allora sono diventati mostri, no? Naturalmente molte cose sono vere di cose che sono successe in Russia, però uno si chiede perché questi ammirano Trotsky e odiano Stalin, quando Trotsky, se facciamo la lista delle atrocità, che sembra una stupidaggine storicamente, Trotsky ne ha fatte di più con quel poco tempo che aveva. Se aveva più tempo ne faceva tantissime di più. È perché c'era un rifiuto a farsi destabilizzare e saccheggiare. Okay? Quindi la razza, ultimamente abbiamo assistito a un'altra ondata di questa cosa veramente volgare, disgustosa, che gli italiani, io penso, che si sentono rivoltare proprio per via della loro cultura interiorizzata, che non riescono a espellerla così. I russi sono inferiori, sono cattivi, sono dei mostri. Dostoevsky, Poe, Chekhov, Stravinsky, tutta la cultura Tolstoi, che andava tanto di moda, io non è che sono d'accordissimo con tutti quanti, però è stata una cosa fondamentale della Una cultura. colonna della cultura Mentale. storica. Però adesso devono essere demonizzati e messi da parte, e praticamente questa è una forma di genocidio culturale, sempre con la bava alla bocca da parte dell'oligarchia, per passare al genocidio di fatto, no? Non ci stanno riuscendo. E allora si pone questo paradosso. Uno, l'Ucraina adesso dovrà pagare i debiti. Non so se avete notato, ma gli hanno messo alle costole prima BlackRock, poi pochi giorni fa JP Morgan, uno dei più grandi conglomerati finanziari di Wall Street, praticamente anglo-americani, i quali si occupano dell'economia e della finanza dell'Ucraina, per rimetterla su e per fare la ricostruzione. Però la linea che questi seguono è molto, cioè cercano di nasconderlo sotto qualche parola dolciastra, mielosa, però la linea è: ragazzi, noi abbiamo speso tanti soldi per voi e noi sì, ci crediamo, sì, noi siamo per la libertà, i russi, sì, noi li odiamo più di voi, eccetera. Però qui sono usciti tanti soldi, noi dovevamo rifare perché dovevamo catturare il galeone spagnolo di Putin, e invece il galeone spagnolo ci ha cominciato a sparare e ci ha fatto fuori pure le nostre navi veloci alla Francis Drake. Quindi adesso da qualche parte questi soldi dovranno uscire. Quindi c'è un accordo, il Fondo Monetario è venuto fuori ultimamente, che ha fatto un bel papiretto in cui ha spiegato che bisogna, prima cosa, corruzione, 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 e abbiamo scoperto che
che in Ucraina c'è la corruzione, noi gli volevamo tanto bene, gli vogliamo ancora bene, però è la corruzione, quindi non so, noi adesso dobbiamo riprendere, quindi dovete creare, direte JP Morgan e il Fondo Monetario, dovete creare condizioni per cui gli investimenti che noi vogliamo fare saranno redditizi, saranno generosi. Adesso l'Ucraina si troverà a dover pagare, non si capisce come, cioè, è mezza divisa, non so se intendono spaccarla in due e dire una parte, poi ce la pappiamo noi, nel senso che ci vendiamo il sangue della gente, non lo so a che punto di abiezione possono arrivare questi. Però noi adesso dobbiamo riprendere i soldi da voi. Quindi si troverà un'Ucraina spezzettata, con a capo un criminale che è stato il massimo artefice della rovina del sangue del suo popolo, che si chiama Zelensky, e questi grandi, la lupa dantesca che dopo il pasto ha più fame che prima, vogliono più soldi. Allora, potrebbe succedere, ipotesi così, peruranica, potrebbe succedere che il popolo ucraino comincia a ribellarsi apertamente, perché già è in ribellione, già soldati al fronte mandano i video in cui prendono in giro il governo, ecco quello che ci danno, ecco qua, non abbiamo. Ecco. Potrebbe succedere una giusta ribellione questa volta, non come il Maidan, contro questo governo imposto dall'esterno, questo Gauleiter del anglo-americano, e poi la popolazione che fa? Cioè questo ipotetico nuovo governo che fa? A chi si rivolge? L'unica potenza a cui si può rivolgere è la Russia, paradossalmente, e dire aiutateci, questi ci stanno succhiando l'ultimo sangue, non abbiamo possibilità di difesa, e quindi in un'ipotesi così, diciamo così, libera, c'è la Russia che aiuterebbe l'Ucraina in questo senso. E gli ucraini, abbiamo visto quello che ci hanno fatto questi, ci hanno mandato allo sbaraglio, e poi Sì. sappiamo che lo stile di questa amministrazione, eccetera, che è l'Afghanistan, via, lasciamo, cioè usa e getta. E poi c'è un secondo paradosso molto più grande, è che perché gli Stati Uniti fanno la politica, continuano a livello internazionale, globale, la politica imperiale britannica. Tutti quanti dicono, sì, l'America ha bisogno di tenere l'Europa sotto controllo, di affamarla, eccetera, eccetera, no? Perché vuole arricchirsi. L'America non si sta arricchendo, l'America sta impoverendo, e questo è per cui c'è una ribellione crescente. Qualcuno forse si sta arricchendo, ma non l'America come popolazione, Esatto, certamente. no, sto parlando della popolazione, perché c'è quella classe di criminali, di quelli che si rifanno al deep state e quelli che ci mangiano sopra, no? I quali naturalmente non sono mai stati bene come adesso, è come se tu vivi in una società feudale, ma tu sei il lord e gli altri sono tutti schiavi. Se viene una società più civile, tu sei uno come gli altri. Se sei capace solo di dare pugnalate alle spalle, non è che in quella società farei molta carriera. Però perché gli Stati Uniti devono seguire la politica imperiale britannica? Non c'è nessun motivo. Questo è quello che la Russia, difendendosi con successo e sconfiggendo il progetto, nuovo nazismo di Schwab e Company, questo è quello che la Russia potrebbe dare all'Europa e agli Stati Uniti. Perché non è una questione di il nemico non è fatto di carne e sangue, Sì, diceva una famosa sì. citazione, ma sono potentati, questa citazione diceva, di Paolo diceva, spirituali, ma è un'ideologia, è un modo di pensare, è una cosa in un certo senso diabolica, sì, possiamo chiamare diabolica, ma che sta dentro la mente della gente.
E quando tu basi tutto il tuo potere su questa capacità di saccheggiare e succhiare sangue, e allora diventi lo strumento di questo progetto diabolico. Però c'è anche una controparte, no? Perché la storia non è, la gente diventa cinica a questo punto. Ah, sì, sono tutti magnacci, non mi fido più di nessuno, non esiste niente. Io non farò mai niente, quella è l'idea, no? Io ho troppa paura di fare qualsiasi cosa, però tutto il mondo è cattivo, tutto il mondo è finito. No, quello è una, questo, il cinismo è un'altra fuga dallo scontro, diciamo, dalla capacità di reagire. Io non ho paura, quindi ah, ma è tutto finito, divento esistenzialista. No, c'è la possibilità adesso, c'è una possibilità molto concreta, e cioè gli Stati Uniti dovranno capire che devono cambiare di 180 gradi la loro politica. E non gli Stati Uniti, la gente dovrà capire che si dovrà rimpossessare delle proprie istituzioni. Questo è quello per cui io ho una certa ammirazione per questo movimento di Trump. Uno, poi dopo sa, tutti gli altri possono trovare varie cose sbagliate, ne possono trovare tante, ma questa è la cosa fondamentale. Allora ti proporrei, Umberto, di interromperci per oggi su questo e ci rivediamo la prossima settimana. Diamo seguito per vedere anche se questo movimento si allarga di questo senatore, di questo parlamentare, anzi, Geithner, che ha fatto questa risoluzione, e rispondiamo magari anche a qualche domanda che si stanno mettendo insieme fra i nostri spettatori nei commenti, e la prossima volta magari facciamo anche questo. Vorrei citare solo una cosa brevissimamente. Molti hanno dimenticato che nel maggio del 21 Monsignor Carlo Maria Viganò fece un discorso a Venezia, al primo festival di filosofia si chiamava, in cui disse: questi sono capaci di tutto, e se la pandemia, la pandemia che loro hanno organizzato, non riuscirà a spaventare, a mettere sotto controllo le persone, questi si inventeranno un attacco alieno, un attacco degli alieni, degli extraterrestri, per poter terrorizzare la popolazione. Questo l'ha detto Carlo Maria nel maggio del 21. È assolutamente interessante. Poi Diciamola così. noi, personalmente io anche, credo che poi il potere sia spesso sbagliato e che quindi sia il potere di un papa che quello di un altro non differiscano molto. Certo, certe comunicazioni e certe dichiarazioni sono molto interessanti da approfondire. Questo assolutamente sì. Umberto, ci vediamo la prossima settimana e vorrei salutare tutti rinnovando di nuovo l'invito per chi vuole, ci può sostenere il nostro lavoro andando alla pagina www.casadelsole.sostienici e scegliere una delle opzioni di sostegno oppure un contributo volontario per permetterci di portare avanti il nostro lavoro, le nostre interviste, i nostri telegiornali quotidiani e i nostri mappamondi. Grazie a tutti per averci seguito, alla prossima volta.